Io non sono abituato a parlare e quando parlo tremolo con la voce, perché di fatto poi il mio lavoro mi porta a un tipo di comunicazione non verbale, ogni volta invece che mi ritrovo a parlare, ecco là ci sta la comunicazione di tipo non verbale. Dunque sono molto contento in realtà di stare qui perché la creatività trovo che sia molto connessa anche con la curiosità, o quantomeno dovrebbe esserlo. Trovo che la creatività è così, sicuramente un motore è quello anche della curiosità e riuscire a fare un po' le fila di dov'è che si incontra l'empatia è un po' il tema del giorno, per me ecco, era sicuramente una sfida ecco, riuscire a trasformarlo in parola. Quello che vedete sotto, che vi sta distraendo da quello che dico, che sta distraendo anche me, perché era un po' che non lo vedevo, è il video di uno spettacolo che facciamo io e Fabiana, che è la mia compagna che sta testeggiando in questo momento. E ecco, questo qui è un nostro spettacolo di circo contemporaneo. Dunque, ecco, come vedete ci sta l'acrobatica, ci sta l'acrobatica aerea, vediamo cosa c'è, ci stanno dei colpi di pistola, e ci stanno insomma tutte queste tecniche, delle tecniche di circo, che però appunto nel circo contemporaneo, mentre nel circo tradizionale la tecnica è diciamo un po' fine a se stessa, nel circo contemporaneo attraverso la tecnica di circo si racconta qualcosa. Allora adesso nello specifico il circo contemporaneo è diciamo un contenitore molto grande, basta pensare che il famosissimo, il colosso Cirque du Soleil, che immagino voi conosciate, sta nello stesso contenitore di una piccola compagnia di due persone che magari invece utilizza un linguaggio completamente diverso. Questo per dire che non esiste soltanto un tipo di circo contemporaneo, ma sicuramente appunto tanti tipi di circo contemporaneo. Nel nostro caso noi non raccontiamo le storie, ma piuttosto le suggeriamo, perché riteniamo che il circo è più adatto ad evocare una storia, a suggerirla, piuttosto che descriverla, perché per descrivere una storia diciamo che sicuramente è più adatto il teatro. Ma il teatro è una componente del circo contemporaneo. Vi faccio questa breve introduzione sul circo contemporaneo per farvi capire un po' poi dove di fatto io mi ritrovo e dov'è che incontro l'empatia. Il circo contemporaneo si è sviluppato negli anni 70, intorno agli anni 70 in Francia, ha conosciuto poi uno sviluppo insomma mondiale, in Italia ovviamente un po' di meno, ma anche qui sicuramente si sta diffondendo, e è un nuovo linguaggio multidisciplinare che nasce appunto dalla sintesi di diversi linguaggi artistici. Quindi quando è fatto bene il circo contemporaneo non è che si vede la danza e la musica e il teatro e la tecnica di circo, ma si vede un unico linguaggio nuovo frutto di questi qua, per cui è ben diverso, è come se vi mangiate un piatto di pasta e c'è la pasta in bianco, il pomodoro accanto, il formaggio in un'altra parte e ci sono i vari ingredienti. E un conto è quando invece la pasta è fatta bene, che è una cosa sola, una cosa nuova rispetto ai vari ingredienti. Perché vi dico questo? Perché nel circo contemporaneo di solito non si parla, e ritorno al tremolio della voce, non si parla di circo, non si parla nel circo contemporaneo, non tutti, però nello specifico noi non parliamo, utilizziamo un linguaggio tipo non verbale, e quindi ecco che entra sicuramente in gioco come componente fondamentale l'empatia. E l'empatia, se cliccate, se cercate la definizione diciamo più comune, è quella di è la capacità di percepire lo stato d'animo dell'altra persona.
Vorrei fare subito una distinzione, una sfumatura importante, io trovo, comunque al centro della mia riflessione. E l'empatia, quando io empaticamente percepisco lo stato d'animo di una persona, non ne vengo sopraffatto. Cioè c'è uno stato in cui io riesco a cogliere la preoccupazione, per esempio sua, che non vuole che sente il rumore, però non ne vengo sopraffatto da quello, perché quella lì si chiama simpatia. La simpatia è quando io soffro o gioisco, comunque provo l'emozione che sta provando l'altra persona e ne rimango sopraffatto, mentre con l'empatia io percepisco quello che sta provando l'altra persona. Questo qui, per un performer, ma anche per chi fa comunicazione, anche per chi, io trovo che sia molto interessante, perché per esempio in televisione ci sono tante trasmissioni strappalacrime, no? Che vogliono fare della sofferenza di chi io guardo la mia sofferenza, perché è più facile probabilmente. Mentre con l'empatia, qual è la differenza fondamentale? Per forse sto dicendo sciocchezze perché non sono psicologo, non so, però trovo che con l'empatia ci sia anche un discorso legato, e questa sarà la domanda con cui vi lascio, mi piacerebbe poi se qualcuno ha una risposta, insomma, parlarne, legato al concetto di autenticità. E perché? Perché appunto con la simpatia io provo, vengo sopraffatto dall'emozione della persona che osservo, oltre a percepirla la vivo proprio, mentre con l'empatia la riesco a cogliere. Ecco, questa è quella differenza. Nel riuscire a coglierla, io ricostruisco la mia di gioia, non la sua. Quindi creo un'emozione mia che parte da me. È chiaro cosa sto dicendo? Ecco, no, allora questa cosa qui, noi l'empatia non l'abbiamo mai cercata. Cioè, nel momento in cui io scrivo uno spettacolo, non sto lì a dire adesso devo trovare il modo che ci sia un legame empatico con lo spettatore. No, perché l'empatia credo che sia, come tante altre volte, tante altre cose interessanti della vita, una conseguenza piuttosto che uno scopo. Cioè, sono sicuro che se qualcuno si mettesse lì, uno che, non so, fa comunicazione tramite il web, e deve dire adesso devo fare una cosa che, se uno la vede, ci entra in contatto empatico, è molto difficile che ci riesca. Se invece magari lavora con autenticità su quello che è lui e mostra se stesso, probabilmente una conseguenza potrebbe essere un legame empatico, ovvero dare attraverso il feticcio, attraverso l'opera d'arte, attraverso l'immagine, dare la possibilità a una persona di specchiarsi e provare l'emozione che lui provava e che ha voluto trasmettere. Quindi diciamo che ogni volta che io e Fabiana ci esibiamo, quando tutto va bene, si crea un legame empatico tra qualcuno del pubblico che ha la capacità, perché ci deve essere anche la capacità e la possibilità di volerlo vivere quel rapporto, e noi, quando tutto va bene. Poi a volte non si crea quel feeling, non si crea quella cosa, può anche succedere, immagino. Quindi ecco dove appena mi hanno detto il tema è l'empatia, io immediatamente ho pensato, beh, caspita, sì, sicuramente l'empatia rientra nella vita ogni volta che vai in scena, però c'è un discorso che è un po' univoca, nel senso che voi potete osservare me, ma io non posso osservare voi, perché adesso qua saremo una cinquantina, sessantina di persone, quello che siamo, e peraltro vi vedo anche in faccia, in teatro non vedo proprio nessuno. Quindi, e questo se lo ritrova anche chiunque altro deve fare un'immagine pubblicitaria, probabilmente. E quindi lascio una domanda, perché adesso io sono capace di stare anche 4 ore a parlare, per cui fermate a un certo punto. Però cosa succede? Che in realtà l'entità pubblico a un certo punto è un po' come se diventasse una persona, almeno per quanto mi riguarda. Cioè, in questo caso specifico no, siete tante persone, anche perché qualcuno la conosco, quindi a seconda di dove giro lo sguardo, la cena più generale, quindi riesco a un po' a differenziare, no? Però quando in realtà stiamo facendo le nostre acrobatiche, c'è un'entità che è il pubblico, che probabilmente è quella a cui si riferisce uno che crea una pubblicità per la televisione. Cioè non è il singolo, ma è
il concetto audience, che non so, è un'altra domanda che ti lascio, come può interfacciarsi quell'audience adesso con i social? È una grande risposta, per esempio, questa domanda, perché e nel social è il singolo che può intervenire, non più come massa, no? Ma il singolo individuo può. Vabbè, ho divagato completamente, e ritornando al circo contemporaneo, c'è questo tipo di rapporto quindi empatico, volendo, tra il pubblico e noi. Però un altro rapporto, sicuramente empatico, e invece questo sì che è di univoco, è quello che si crea tra due acrobati. Due acrobati, e questo ritrovo che sia la bellezza del circo, e noi come Circo di Grito abbiamo voluto salvaguardare alcune tematiche del circo anche tradizionale, con la sua autenticità. Nel senso, un funambolo, se si sbaglia, cade e muore. Non ha bisogno di nessuna sovrastruttura narrativa, di nessun tipo di impianto drammaturgico. C'ha una forza in sé, è universale, lo può fare in India, in Giappone, in Italia, e quella cosa ha una forza. E l'acrobata, io per esempio con Fabiana, appunto, non lo so, in questo spettacolo, per esempio, facciamo acrobatica a terra insieme e non ci parliamo. Quando io la tengo, ci sono dei micro movimenti del corpo e anche macro, che io devo seguire, quindi non è che lei mi dice attenta che muovo la gamba, attenta che fa. No, si crea un legame ovviamente in cui diventiamo veramente quasi una cosa sola, e credo che sicuramente possa trattarsi anche di un legame empatico, perché penso che la base dell'empatia ci sia l'ascolto, che è alla base di qualunque storia. Peraltro il sottotitolo di questo spettacolo, che si chiama 20 decibel, il sottotitolo è Non c'è storia senza ascolto, e nel caso di due acrobati l'ascolto è sicuramente la condizione sine qua non per poter fare delle acrobatiche. Ora, perché i neuroni a specchio? I neuroni a specchio, io sono appassionato, mi piace, insomma, un termine un po', diciamo, amatoriali, ecco, però le scienze, tra cui la fisica sicuramente, e avevo seguito già da tempo, proprio al telegiornale addirittura lo dissero, di questa scoperta dei neuroni a specchio. Non so se ne avete mai sentito parlare. Se fate un lavoro di tipo di comunicazione, vi consiglio di andare proprio a studiare proprio tecnicamente il funzionamento dei neuroni a specchio, perché questi neuroni a specchio sono delle cellule, sono dei neuroni che di fatto si attivano sia in chi svolge l'azione, ma anche in chi la guarda, e sono gli stessi. Questo ha delle implicazioni completamente su qualunque ambito del sapere umano, perché spiega il comportamento sociale dell'uomo, spiega come l'uomo può apprendere, spiega come fa ad imitare, spiega perché guardate il football o un altro sport, perché poi guardando il calcio vi si attivano gli stessi identici neuroni di Totti che sta giocando a pallone, e peraltro anche i nostri quando facciamo delle acrobatiche. E questo, secondo molti psicologi, secondo molti teorici, secondo molti filosofi, è alla base, è la prova, nel nostro caso, parlando di empatia, è la prova che l'empatia non è intellettuale, ma fa parte del nostro patrimonio genetico, fa parte del nostro essere umani. Peraltro i neuroni a specchio non stanno soltanto negli esseri umani, ma sicuramente, nel senso che li hanno identificati sicuramente in diversi anche primati e in diversi uccelli, insomma in diversi, infatti in altri parti animali. E questo per noi è una grande ricchezza, perché crea le basi di un legame, crea quella possibilità di fare specchio, di riflettersi in ciò che si osserva, e quindi di creare quel legame base per l'ascolto, per l'interesse, per appunto poi l'empatia, o niente, insomma, l'ascolto, quello. È veramente molto interessante. Io lo consiglio di andare a leggere questo fatto dei neuroni a specchio, perché c'ha delle implicazioni in tutti gli ambiti di comunicazione. Pensate che se una persona non vedente
ascolta il rumore di, un, di uno che fa il martello, che uno fa il martello è un bellissimo verbo, nel senso di uno che costruisce un martello e sente il rumore, ecco, a lui, al non vedente e a lui che costruisce il martello si attivano gli stessi neuroni, sa quasi di... poi non c'è tutto, non c'è il canto. Ecco, quindi insomma, vabbè, a me mi ha veramente molto interessato e andrò a indagare sicuramente di più su questo fatto. Un'altra cosa in cui quanto stiamo giusto per capire il tempo? Una 15 minuti. Un attimo, io controllo perché mi ero scritto addirittura una scaletta delle cose da dire, ma sì, ci siamo. Allora, un altro momento dove si crea un legame empatico, noi facciamo circo. Facciamo circo contemporaneo, dove di solito si fa nei teatri o all'aperto. Invece noi abbiamo avuto la malaugurata idea di voler prendere proprio un tendone da circo, dei canyon, delle roulotte, eccetera, eccetera. Siamo un piccolissimo gruppo, diciamo, familiare, io e mio fratello, la mia compagna, e due carissimi amici. E giriamo, diciamo, un po' l'Europa con questo baraccone. Ora che succede? Che è un gruppo e ci sono le famose dinamiche di gruppo, ovviamente. Che succede? Con questo gruppo viene messo veramente in condizioni estreme a volte, proprio pericolose, come ad esempio quando c'è un circo montato e soffia molto forte il vento, ecco, è un momento di pericolo, è un momento di grande tensione e il gruppo, vi assicuro che senza che nessuno prenda il ruolo di leader, inizia a fare delle cose in maniera istintiva, ma noi non è che venivamo da famiglie di circo, e istintivamente abbiamo fatto delle cose tutti insieme per risolvere l'emergenza, per risolvere il problema. Tra di noi bastava veramente, sicuramente non serviva parlare, che già si creava e si agiva nello stesso modo. Perché? Perché io credo che sicuramente l'empatia è più facile osservarla e identificarla con le emozioni un po' più forti. Io ho visto mio fratello, ho colto, ho percepito la sua disperazione nel vedere crollare gli alberi accanto allo Chapiteau, accanto a questo circo che era il sogno della nostra vita, tutto messo lì, sicuramente nessuna possibilità di rifarlo nel momento in cui malauguratamente avesse dovuto, insomma, rompersi o volare via. E per la prima volta l'ho visto come imbambolato sotto questa tempesta in Germania, con un coso giallo, un'incenata gialla, così a quegli scalzi, perché gli stivali di fango ormai insomma non impediva, e lì ho provato proprio la sua emozione, senza esserne sopraffatto, che quello appunto è il legame simpatico, e io ho fatto dare una sgrullata, ho detto riprendiamoci, andiamo, facciamo, però l'ho proprio percepita. E con un familiare così stretto, con cui insomma ci ho passato evidentemente molto tempo insieme, credo che invece non mi era mai capitato di avere quel tipo proprio di ascolto, di percezione, in tutto ciò durante un'emergenza. Per cui un'altra cosa forte, un'altra caratteristica, credo, dell'empatia è che è immediata, nel senso che nel momento in cui, ma anche perché sennò non funzionerebbero gli spot pubblicitari da 15 secondi in televisione, vedere certe immagini è come i sogni, no? Alla fine un sogno, il tempo realistico di un sogno sarà 2 secondi, 3 secondi, una roba del genere, dura molto poco in realtà un sogno, anche se noi abbiamo la percezione che duri molto nel tempo, no? In realtà la fase proprio di cui tu stai sognando pare che sia molto, molto breve, eppure la sensazione che poi ci portiamo appresso è che invece quel sogno è durato molto. Ecco, io penso che in quel caso lì sarà stata una cosa che a me potrebbe essere passati 3 secondi, 4 secondi, eppure in quei 3-4 secondi per la prima volta dopo 30 anni io mi mettevo nei panni di mio fratello che stava lì osservando questa scena un po' catastrofica. Vabbè, giusto per dirvelo, poi il circo non è crollato, non è successo niente, ancora gira,
No, qualora voi doveste essere empaticamente collegati al mio stato d'animo illusorio. Io penso che la domanda con la quale rimango, quale che appena c'è un attimo di tempo mi andrò a studiare, è il rapporto tra autenticità ed empatia, e capire quindi se è possibile un legame empatico in assenza di autenticità. Lo dico perché, ritornando a quando dicevo come strutturiamo i nostri spettacoli, noi non siamo attori, non siamo assolutamente attori, si capisce da un sacco di cose. L'unica cosa che siamo riusciti a fare bene, il motivo per il quale poi funziona bene, funzionano i nostri spettacoli, so che possiamo che lo dica io, però è che noi quando scriviamo a livello proprio drammaturgico lo spettacolo, ci mettiamo, creiamo delle situazioni in cui noi possiamo essere veri. Questo è il discorso. Non andremo mai a scrivere una situazione in cui io mi dovrei ritrovare a ridere di una cosa che non mi fa ridere. È veramente una cosa che sicuramente gli attori bravi lo sanno fare. C'è un dibattito io personale che porto avanti con un amico che sostiene che l'attore, quello proprio il bravo attore, è quello che lui sta super tranquillo, si mette a piangere e però quel pianto da qualche parte è vero. Noi non lo sappiamo fare, quindi quello che facciamo è metterci in situazioni il più possibile autentiche, cercare di entrare in quello stato là, e credo che lo spettatore possa interfacciarsi e viaggiare con noi nello spettacolo proprio perché vede una cosa vera e se empaticamente crea quel legame, se crea quel legame empatico, ci si riconosce, ricostruisce in se stesso quel tipo di emozione. E alla fine dello spettacolo, se gli è piaciuto, batte le mani. Ok, va bene, io ringrazio tantissimo Giacomo, grazie. E vi do appuntamento al prossimo mese, ma il tema non lo dico, perché ci seguirete sui social se volete, molto volentieri, e avremo verso la fine di ottobre sicuramente un altro incontro. Grazie mille del vostro tempo e buon rientro alle vostre attività. Grazie.